Giornata di festa nelle scuole di Torre del Greco. Giovedì 27 maggio, il flash mob per la sensibilizzazione di alunni e genitori sul giusto conferimento dei rifiuti. Partire dai giovani per poter educare la popolazione su una delle problematiche più critiche del territorio. L'amministrazione di Torre del Greco, insieme al corpo della Polizia Municipale, hanno incontrato gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado, spiegando loro le azioni a contrasto dello sversamento dei rifiuti attraverso le fototrappe. Grande la partecipazione dei plessi scolastici del territorio che hanno appositamente preparato striscioni, cori e balli. Sono stato in tante scuole della nostra città e la partecipazione dei ragazzi è stata veramente di un entusiasmo, con cori, con quadretti, di tutto di più. Io vi devo dire onestamente, sono rimasto entusiasta e ho applaudito a quella che è la futura generazione. Come sempre le responsabilità sono solo ed esclusivamente dell'amministrazione, tutte le colpe sono sempre solo del sindaco. Mi prendo sempre tutte io le responsabilità, ma stamattina avere questa gioventù, questi ragazzi di tutti gli istituti a partecipare, hanno accolto quella che è la richiesta fatta dall'amministrazione comunale, dall'assessore Pensate, dall'assessore Mirabella, con la partecipazione del consigliere Mele, il delegato all'NU, di darci una serie di loro stesso ci hanno invogliato, invogliono i loro genitori, la cittadinanza, a collaborare con l'amministrazione. Unica responsabile, ma questi ragazzi hanno dato la massima collaborazione. Un grazie, un vero grazie a tutti voi. Siete il futuro della nostra città. Io ho applaudito a tutti quanti. E continuo a dire, e grazie di questa intervista, che veramente è stato bello stamattina vedere l'entusiasmo. Grazie a tutti. Fuori la scuola è una brutta cosa quando fa il sole, per gas e respirare. Per questo vi voglio dire basta, perché questa è una scuola, non è una discarica. Non possono crescere in maniera sana ed è un loro diritto, vogliono crescere in maniera sana, ce lo stanno dicendo in diversi modi. Loro sono stati spontanei. Ha una pagina Facebook intitolata Consulta Comunale per l'Ambiente, dove c'è scritto tutta l'attività che in 6 mesi ha fatto questa consulta, per, non solo per criticare ciò che non va bene, quindi la pars destres, ma c'è soprattutto la pars construens, cioè le proposte positive per far rinascere questa città a partire dalla pulizia e dall'igiene. Quindi vi invito, cittadini, a consultare la pagina per vedere tutto quello che la consulta ha fatto in maniera veramente attiva. Abbiamo al nostro interno esponenti di associazioni come Prima Aurora o la presidente dell'Università Verde, che parla di compostaggio dell'umido da anni, e quindi sarebbe il caso che incominciassimo a prendere questa direzione per cercare di far rinascere questa bellissima città che sto vivendo.
ringraziare il sindaco di essere intervenuto alla manifestazione che tra l'altro appunto si svolge in una cornice istituzionale. L'amministrazione comunale ci aveva invitato a manifestare contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti. I ragazzi, devo dire, hanno colto esattamente lo spirito di questa manifestazione, hanno ragionato in classe con i docenti, hanno prodotto degli striscioni, dei cartelloni. Noi sentiamo forte l'esigenza di dare a questi ragazzi, come scuola, ma anche il sindaco l'ha detto, di creare per questi ragazzi degli spazi verdi. Di riferimento di questa giornata, per tutti i bei lavoretti che avete fatto, per come vi siete preparati, perché voi siete il futuro. Un giorno qualcuno di voi può essere il sindaco, può essere insegnante, può essere la dirigente della scuola. Quindi siete voi che ci state dando forza a noi ed educazione del modo con cui bisogna rispettare l'ambiente. Ringraziare il comune di Torre del Greco nella persona del sindaco, degli assessori e di tutti quelli che hanno lavorato perché questo fosse possibile. Anch'io credo molto nel contatto, nel rapporto con i giovani e penso che sia importante lavorare con le nuove generazioni per formare quella mentalità inclusiva e rispettosa dell'ambiente, delle persone, delle regole, del vivere civile, perché solo lavorando con loro potremmo aspirare a un cambiamento veramente radicale. Sono loro i testimonial della legalità, dell'ambiente pulito, della raccolta differenziata e di tutto quello che può rendere Torre del Greco e la società migliore. L'educazione ambientale ci sta molto a cuore. Riteniamo che l'educazione ambientale debba partire da un'età precocissima, perché il bambino deve essere sensibilizzato appunto presto alle problematiche ambientali, a partire dalla sensibilizzazione verso la natura. Noi partiamo dall'osservazione diretta della natura, cerchiamo di far scoprire ai ragazzi la bellezza della natura e quindi far suscitare ai ragazzi lo stupore, la meraviglia verso le bellezze della natura. Noi diciamo ai ragazzi che i problemi ambientali, è vero, esistono e sono seri. Però è importante far capire ai ragazzi che i problemi ambientali si possono risolvere e si deve partire appunto da un cambiamento del comportamento etico e soprattutto bisogna capire che per risolvere i problemi ambientali ci vuole la cooperazione di tutti. Noi abbiamo in tutte le classi una serie di contenitori in cui differenziamo, così come pure fuori per poi smaltire, dare la possibilità al comune di smaltire le cose. Cerchiamo di essere quantomeno attenti in questo senso, nei limiti del possibile chiaramente.
per avere una città pulita, prima di iniziare a riprendere gli altri e dire no, devi seguire le regole, prima noi dobbiamo seguire le regole e pensare, ma quello che stiamo dicendo agli altri, noi lo facciamo? È molto importante rispettare gli orari della raccolta differenziata, i punti, perché altrimenti la nostra città diventerà sempre più sporca e non riusciremo mai a risolvere questo problema dei rifiuti. Una cosa importante da fare sarebbe iniziare anche ad educare la gente a fare la raccolta differenziata con iniziative, anche volendo un po' a giochi. È stata una giornata diversa, una giornata bella, colorata, allegra, dove i ragazzi, i nostri bambini, hanno insegnato tantissimo a noi adulti. La partecipazione del mondo della scuola è stato commovente. In ogni istituto della città abbiamo registrato delle manifestazioni che hanno, credo, toccato il cuore e la sensibilità di ognuno di noi. Adesso però tocca a noi adulti dimostrare che abbiamo imparato e sappiamo rispettare le regole. Il rifiuto va depositato sotto la propria abitazione. Non è pensabile che si possa, diciamo, assistere ormai ripetutamente da giorni allo sversamento in punti non autorizzati. Questo, oltre a sporcare la città, sporca la dignità e l'orgoglio di noi torresi. Quindi davvero, per quanto mi riguarda, un ringraziamento forte, sentito, sincero agli alunni, ai ragazzi, ai docenti, al personale scolastico, ai dirigenti scolastici che hanno fatto sentire forte il proprio aiuto. Sono